Ma sicuramente sono stato bravo a, diciamo, prepararmi durante la parte estiva, perché inizialmente sono partito con la San Benedettese, con la squadra con la quale avevo ancora un altro anno di contratto in ritiro, e poi successivamente per diciamo, le problematiche societarie siamo dovuti ritornare a casa. E quindi poi ho seguito inizialmente un percorso individuale, poi dopo negli ultimi 2 mesi invece mi sono allenato sempre con una squadra di eccellenza sulla parte lì a Genova, la Sestrese Calcio, per la parte diciamo tecnica, tattica di campo, situazionale, e poi i giorni in cui non si allenavano invece continuavo con il mio percorso sulla parte diciamo atletica fisica. Questo sicuramente mi ha aiutato moltissimo, perché se no non mi avrebbe permesso, diciamo, di entrare subito in campo per tutto il secondo tempo sabato. Quindi questo è stato per me fondamentale. Poi la conoscenza di guide, come è stato appunto accennato, è stato un altro aspetto importante. Infatti il mister al giovedì sera, appunto, quando ci siamo sentiti, abbiamo avuto un bel confronto, una bella chiacchierata su molti aspetti, e la nostra conoscenza reciproca, ecco, ci ha aiutato, e mi ha aiutato soprattutto lui a entrare immediatamente in questo gruppo, e questo è stato per me appunto molto importante, anche grazie a tutti i miei compagni che mi hanno accolto veramente molto bene. Il mister mi conosce molto bene. Allora, io nell'ultime 3-4 stagioni ho quasi sempre ricoperto il ruolo di esterno, sia nella difesa 4 che nel centrocampo a 5 o nel 3-4-3, sempre sull'esterno, e nel diciamo situazioni di difficoltà o comunque dove c'era bisogno, ho ricoperto anche più volte il ruolo di centrocampista o di difensore, magari nella difesa 3. L'anno scorso, ad esempio, nella mia prima parentesi a Monopoli, i primi 6 mesi con il mister Scienza, ho fatto più partite da mezzala, e invece a Lucca ho fatto anche a Siena, ho fatto più partite da difensore nella difesa 3. E quindi il mister mi conosceva appunto per questa mia duttilità, perché io cerco, insomma, conosco le mie caratteristiche, conosco i miei pregi, i miei difetti, però cerco di essere quel calciatore che cerca di rimanere concentrato 110 minuti.